Buonasera. Molto rapidamente, perché è tardi, il Consiglio dei Ministri di oggi ha affrontato vari argomenti. Mi concentro e ci concentriamo sulle questioni sulle quali è più importante dare immediatamente comunicazione. Il resto troverete il comunicato stampa con ovviamente tutti gli aspetti. Innanzitutto sono molto contento di poter dire che il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al disegno di legge di riforma della cooperazione allo sviluppo. Un provvedimento atteso da molto tempo, sul quale si è lavorato lungamente, e qui presente il Vice Ministro degli Esteri, Lapo Pistelli. Darò la parola poi a lui per una rapida spiegazione dei punti essenziali del provvedimento. Avrete poi del materiale che sarà in condizione di spiegare ancora meglio. È una riforma che era da molto attesa, molto importante, porta il nostro Paese ad avere finalmente una modernizzazione, un aggiornamento, e soprattutto questo per noi è il senso di un investimento e di una priorità che vogliamo di nuovo dare al capitolo della cooperazione allo sviluppo, importante, fondamentale, al quale teniamo particolarmente. Abbiamo poi approvato in Consiglio dei Ministri due DPCM che danno il via libera al percorso, all'inizio del percorso di privatizzazione delle Poste e di ENAV. In entrambi i casi cessione di quote non di controllo. Sapete che sulla questione Poste, discorso sulla fiducia dell'11 dicembre, avevo ampiamente spiegato, raccontato e chiesto al Parlamento di darci la fiducia anche sulla idea appunto di parziale cessione di una quota appunto non di controllo di Poste, con l'idea di destinare ai dipendenti della società una parte di queste azioni. Attorno a questo ovviamente nelle prossime settimane, nei prossimi mesi il percorso verrà costruito. Questi due provvedimenti di oggi, DPCM, sono il fatto formale che è un po' come partenza, insomma l'inizio del percorso che è necessario formalmente svolgere. Ovviamente è importante la rapidità, perché è necessario che tutto questo si svolga e si compia dentro l'anno 2014. Il Ministro Lupi è presente perché è credo importante che dia racconti un'importante decisione che abbiamo assunto, che riguarda alcune categorie di utilizzatori delle autostrade. Sappiamo che c'è stata una grande discussione in queste settimane attorno al tema delle tariffe autostradali, credo che sia importante quello che ci dirà, e poi, e darò su questo la parola poi al Ministro Saccomanni, abbiamo deciso, abbiamo approvato un decreto legge molto asciutto e mirato alla soluzione di quattro questioni urgenti, immediate, di natura fiscale, che sono negate per l'appunto a provvedimenti di natura fiscale. Due questioni che hanno a che vedere con scadenze immediate, una del 31 gennaio, l'altra del 16 febbraio. Quella del 31 gennaio riguarda il fatto che se non fossimo intervenuti, il 31 gennaio sarebbe scattata il taglio delle detrazioni fiscali per interventi precedentemente assunti, che avevano questa scadenza del 31 gennaio, il taglio delle detrazioni fiscali per famiglie appunto i contribuenti, detrazioni fiscali di tanti tipi, sono centinaia le detrazioni fiscali, in questo caso sarebbe scattato un taglio lineare per norme precedenti. Siamo intervenuti creando una coerenza e facendo una scelta che abbiamo già annunciato nei giorni scorsi, quindi questa è la norma semplicemente che attua quelle decisioni, che spostano dentro la sede propria la discussione sulle detrazioni fiscali, che è l'attuazione della delega fiscale che il Parlamento sta approvando. Altrimenti sarebbe stato un provvedimento
abbastanza estemporaneo e non vogliamo lavorare per, appunto, con modalità non coerente. Così facendo, invece, la discussione attorno al riordino delle detrazioni fiscali andrà in sede di attuazione della delega fiscale che il Parlamento sta per approvare, e quindi sarà la possibilità di una discussione molto più coerente con i principi generali, per l'appunto, che la delega fiscale e il Parlamento sta dando attorno a questo modo. Quindi la sostanza: non c'è nessun taglio il 31 gennaio alle detrazioni fiscali, come invece era stato previsto da norme precedenti che avremmo dovuto applicare. 16 febbraio era la scadenza in cui le imprese avrebbero dovuto pagare i premi INAIL per il costo del lavoro, per il loro costo del lavoro, un costo di circa 3 miliardi di euro che sarebbe dovuto essere appunto speso dalle imprese italiane. Abbiamo applicato il primo effetto del taglio del costo del lavoro, quindi della riduzione delle tasse sul lavoro che la legge di stabilità ha deciso. E non soltanto abbiamo applicato questo taglio, cioè non vengono pagati dalle imprese 3 miliardi per il 2014, bensì verranno pagati 2 miliardi, ma abbiamo anche dato un segno molto forte alle imprese italiane in questo trimestre e in questo periodo per spingere sulla fiducia e sulla crescita. Abbiamo deciso che questi 2 miliardi non verranno pagati il 16 febbraio, invece dei 3 miliardi che dovevano essere originariamente previsti, ma che il tutto verrà pagato nel mese di maggio. Quindi diamo alle imprese 3 mesi di liquidità in più, che in un momento nel quale il reperimento di credito è così faticoso, crediamo rappresenti una boccata di ossigeno molto importante per le imprese italiane. Quindi oggi la scelta è quella di dare una boccata di ossigeno alle imprese, facendo sì che abbiano per 3 mesi in più 2 miliardi di euro di liquidità, che servirà sicuramente per investire, per spingere la crescita, cosa che rappresenta per noi un grandissimo e importante obiettivo. Dentro questo decreto, quindi, ho detto questi due punti molto puntuali. C'è un punto che riguarda emergenza che ha toccato le zone purtroppo già colpite dal terremoto nel Modenese, l'alluvione e purtroppo l'esondazione del fiume che ha portato in quelle zone che erano già sotto pressione ulteriori terribili disagi. Siamo intervenuti con norme che hanno a che vedere con gli adempimenti tributari e contestualmente anche con una piccola norma che aiuta l'accelerazione della ricostruzione di opere infrastrutturali della zona colpita dall'alluvione di Olbia, della Sardegna, della fine dell'anno scorso. Per quanto riguarda le altre emergenze, poi ci saranno nel comunicato stampa tutti i particolari. Stiamo aspettando, nel colloquio con la Regione Liguria, la definizione di tutto ciò che ha a che vedere con i danni che sono ovviamente purtroppo stati conseguenza di quanto è capitato nei giorni scorsi e che tutti purtroppo abbiamo visto. Il primo articolo del decreto legge è quello, appunto, il quarto punto di questo decreto, è quello che dà il via libera all'operazione trasparenza ed emersione rispetto ai capitali italiani all'estero. Abbiamo fatto una scelta, starà poi il Ministro Saccomanni ad aggiungere parole, che è fatta di un doppio intervento. Uno riguarda questo primo articolo del decreto legge e un secondo intervento che abbiamo deciso oggi, ma che farà parte del pacchetto criminalità che approveremo nel Consiglio dei Ministri fra 2 settimane, pacchetto criminalità dentro il quale ci sarà l'introduzione in Italia del reato di autoriciclaggio, che riteniamo complementare e fondamentale, perché le norme sulla trasparenza e l'emersione dei capitali all'estero possano effettivamente funzionare.
quella norma sull'autoriciclaggio nel pacchetto criminalità, perché quella norma è una norma che principalmente interviene appunto nell'aggressione ai patrimoni oggetto di attività criminali, e perché è stata appunto frutto del lavoro che proprio ieri qui pomeriggio abbiamo presentato della commissione presieduta dal consigliere Garofoli, che ha messo a punto 5 grosse proposte di aggressione alla criminalità e ai patrimoni della criminalità, che rappresenta appunto il cuore del pacchetto contro la criminalità che approveremo fra 2 settimane, dentro il quale sarà appunto l'introduzione del reato di autoriciclaggio, che riteniamo complementare e fondamentale rispetto alla norma che oggi abbiamo approvato, l'articolo 1 per l'appunto del decreto, che consente l'emersione dei capitali per l'appunto all'estero attraverso un percorso di autodenuncia, punto fondamentale, e di pagamento per intero delle imposte previste. Il punto essenziale di questo provvedimento è che noi facciamo affidamento, questa è la scommessa che facciamo, io sono convinto che questa scommessa sarà vincente, sul fatto che è completamente cambiata la situazione internazionale. Oggi chi ha portato nel passato soldi all'estero, in particolare in Svizzera, si trova nella condizione questi soldi probabilmente di non poterli più usare se non utilizza il percorso di autodenuncia. Autodenuncia vuol dire ovviamente che si rinuncia a qualunque forma di anonimato. Tutti i precedenti interventi in questo campo si sono basati sull'anonimato. Noi abbiamo rifiutato di perseguire la strada dell'anonimato proprio perché riteniamo che oggi sia eticamente giusto un percorso di trasparenza, di tracciabilità, ma soprattutto perché sappiamo che oggi l'aggressione nei confronti dei paradisi fiscali e l'aggressione nei confronti, per l'appunto, dei soldi e dei meccanismi, diciamo, di copertura all'utilizzo dei soldi trasferiti all'estero, oggi è molto forte, e quindi chi nel passato ha portato i soldi fuori sa che probabilmente quello che noi proponiamo è il meccanismo che gli comporterà il pagamento di tasse, sicuramente, che gli comporterà l'autodenuncia, sicuramente, ma gli comporterà la possibilità di utilizzo e di emersione di quelle risorse che altrimenti finiranno per essere probabilmente bloccate in questa logica che ormai negli anni scorsi, e in particolare con le decisioni dei vertici internazionali dell'anno scorso, l'aggressione ai paradisi fiscali è una costante, e questa uscita soprattutto delle banche, penso alle banche svizzere, dalla logica appunto dell'anonimato, dalla logica della copertura, è il punto del quale noi ci facciamo forza. Qualcuno mi ha chiesto anche in questi giorni: ma qual è il vantaggio se voi non garantite l'anonimato? In passato l'anonimato era il vantaggio. Oggi il vantaggio che si mette in campo è il fatto, secondo noi, che altrimenti quelle risorse rimarranno bloccate lì, perché l'aggressione internazionale degli organismi internazionali è un'aggressione oggi senza precedenti ai quei paradisi fiscali, per cui noi riteniamo con questo meccanismo si contemperano le esigenze di etica. Non si tratta di scudi, non si tratta di niente di tutto questo, non c'è anonimato, non c'è, e allo stesso tempo però di efficienza, perché rientreranno soldi, quei soldi emergeranno in una logica di trasparenza, potranno essere utilizzati, e soprattutto lo Stato incasserà risorse che saranno utili e fondamentali. Come sapete, queste risorse saranno finalizzate alla riduzione delle tasse sul lavoro, scelta che abbiamo fatto attraverso la legge di stabilità e che vogliamo assolutamente qui oggi confermare. Mi fermo qui, do rapidamente quindi la parola ai 3 protagonisti di questa conferenza stampa. Il primo è il vice ministro Pistelli, padre della
legge sulla della disegno di legge sulla cooperazione allo sviluppo. Gli do rapidamente la parola per presentare i cardini di questa proposta. Chiedo scusa, Ministro. Prego. Solo una cosa proprio legata all'ultimo passaggio. Però io sarei, scusate, vorrei essere ordinato nel percorso, se no. Era proprio legato a questo, anche ora. Se queste risorse, quelle del rientro dei capitali, sono la ruffa del TG2, dei capitali dall'estero sono destinate alla riduzione delle imposte in Italia. Invece le risorse delle privatizzazioni conferma che vanno a riduzione del debito? Ma che le risorse delle privatizzazioni vadano a riduzione del debito, questa è una norma europea nota e fa parte del nostro rapporto con l'Unione Europea, è sempre stato così e sempre così sarà anche questa volta. Colgo l'occasione della domanda per dire quella, la decisione di oggi riguarda Poste e riguarda ENAV. Ci sono altre operazioni che in questo anno si faranno, queste operazioni consentiranno al nostro Paese di presentare quest'anno un percorso di riduzione del debito che rappresenterà la prima riduzione del debito generale del nostro Paese dopo 6 anni di crescita continuata. Ecco perché ritengo che queste scelte, che ripeto, sono fatte di quote, non di controllo, e che quindi mantengono una proprietà pubblica di queste aziende, però consentiranno al nostro Paese un importantissimo e fondamentale risultato, che è appunto quello, quest'anno 2014, per la prima volta dopo 6 anni di crescita ininterrotta, di far scendere il debito pubblico. Rappresenta, credo, insieme agli altri obiettivi di politica economica, un obiettivo fondamentale per ridare credibilità al nostro Paese sui mercati e ovviamente far sì che questa credibilità sia utilizzabile per la crescita. Vice Ministro Pistelli. Grazie Presidente. La cooperazione è una di quelle parti d'Italia di cui si parla poco in genere, anche se è una delle pagine belle del nostro sistema Paese, sia quando interviene nel post-conflitto in Afghanistan, quando si fa carico dei rifugiati in Siria o quando costruisce progetti di sviluppo sostenibile nell'Africa subsahariana o nel Corno. È un mondo, ripeto, di cui si parla poco, ma che viveva un po' imbrigliato dentro un sistema normativo vecchio di 27 anni, 1987. Un tempo di un mondo in bianco e nero, un tempo che classificava quelli che oggi sono paesi emersi e grandi donatori come paesi in via di sviluppo, un tempo in cui la cooperazione era un po' concepita come un impegno fatto tutto di passione, di contributi pubblici allo sviluppo, di ONG che si erano appena mobilitate per le grandi battaglie contro la fame del mondo. Eppure le norme erano sempre quelle. Dopo 27 anni cambiamo interamente il quadro, lo facciamo con una riforma che non cade dal cielo, non cade dal cielo perché è figlia di un dibattito molto maturo, maturo in Parlamento, che per 3 volte aveva provato, non di iniziativa governativa ma parlamentare, a cambiare la legge negli ultimi 10 anni. Lo fa con un consenso trasversale che ha già prodotto una base da cui siamo partiti, lo fa forte di un intergruppo che oggi ha decine di deputati che aderiscono e che fanno, diciamo, lobbying per questo importante argomento, lo fa dopo 10 mesi in cui questo governo è riuscito innanzitutto a invertire, a proseguire l'inversione di tendenza sulle risorse assegnate alla cooperazione, ci ha riportati dentro il Global Fund da cui eravamo assenti da 4 anni, e ci vede, come dire, e vede questo governo scrivere un capitolo importante nei 2 prossimi appuntamenti che ci caratterizzeranno, cioè il semestre di presidenza dell'Unione ed Expo 2015, un tema che è fortemente integrato e legato anche con la cooperazione. Ribadisco pure che il Presidente del Consiglio aveva messo questo punto fra i punti del discorso programmatico dell'11 dicembre, per cui insomma siamo contenti che a distanza di poco tempo siamo già in grado di adempiere a questo impegno preso davanti al Parlamento. Sostanzialmente il testo su cui avete già ricevuto una scheda compie 2 operazioni, aggiorna questa fotografia della cooperazione riportandola un po' dal bianco e nero dell'87 al 3D o al digitale del 2013, quindi rifotografando i soggetti, i nuovi strumenti di cooperazione, i nuovi principi internazionali, è un'operazione di sistema e di riordino, e lo fa europeizzando standard e strumenti, cioè allineandoci ai grandi modelli
francesi, tedesco e inglesi che sono più avanti di noi in termini di normativa e anche di risorse. Vi sarà finalmente una regia collettiva, perché collettiva è la titolarità delle politiche di sviluppo che riguarda molti ministeri, sotto una titolarità politica, diciamo, cardine, cioè quella del Ministero degli Esteri, che non ha, perché non a caso la cooperazione è definita parte integrante della politica estera. Vi sarà la possibilità per il Parlamento, ma evidentemente anche per la, diciamo, per la più vasta opinione pubblica, di riconoscere tutte le risorse che i diversi soggetti della cooperazione allo sviluppo, le risorse di bilancio che i diversi soggetti gestiscono, e vi sarà, questa è la vera novità sostanzialmente, la nascita di una struttura di gestione, cioè dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, sulla linea di ciò che già gli altri principali paesi europei, nonché gli Stati Uniti, hanno, per poter entrare appunto in questo grande nuovo sistema globale della cooperazione internazionale e di cui il nostro paese era privo. Non si tratterà di un carrozzone per prevenire qualsiasi, diciamo, obiezione di senso comune, ma mi verrebbe più da dire di un vascello corsaro, visti i numeri e il rapporto con le altre agenzie europee, ma che avrà il compito di rendere ancora più efficace la spesa che il nostro Paese ha, sia attraverso i progetti gestiti in chiave bilaterale, sia quelli gestiti attraverso le grandi sedi multilaterali. Chiudo dicendo che istituiremo anche una conferenza nazionale, recuperando la bella esperienza che il Governo Monti aveva fatto con il Forum di Milano nel 2012, quindi un momento di consultazione con gli attori pubblici e privati del sistema di cooperazione, e ci aspettiamo, e questo è anche l'auspicio che esprimo ringraziando il Consiglio dei Ministri per aver sollecitamente approvato questo disegno di legge, che il Parlamento voglia collaborare a realizzare in via compiuta e definitiva questo impegno con un esame sollecito e attento, che ci permetterà magari anche di migliorare il testo, ma che ci permetta di portare a casa l'impegno che il Presidente del Consiglio si era assunto l'11 dicembre, cioè non il varo di un disegno di legge, ma una nuova legge per la cooperazione allo sviluppo. Bene. Ovviamente l'auspicio è che la legge Pistelli sia rapidamente approvata dal Parlamento, e questo è un auspicio di tutti noi. Do la parola adesso al Ministro Lupi sul tema autostrade. Sì, grazie. Voi sapete tutti, ma credo lo sappiano ancora più di voi e di noi cittadini, che il Ministro delle Infrastrutture e il Ministro dell'Economia in data 31 dicembre, come previsto da tutti gli atti convenzionali e concessori, hanno firmato 24 decreti che hanno previsto aumenti per quanto riguarda le tariffe autostradali. L'aumento è stato pari a una media del 3,9% a fronte di una richiesta del 4,9%, e come il primo principio che ha spinto il governo, ma i due ministri competenti, è quello che di dare garanzia e certezza che nel nostro Paese, in Italia, i contratti stipulati dallo Stato, approvati per legge da un Parlamento, anche se non dal nostro governo e dal nostro Parlamento, si rispettano, per la garanzia che chiunque vuole investire nel nostro Paese attraverso la formula del project financing ha questa garanzia e possa continuare a farlo. Fatta questa premessa, è evidente che l'impatto che questo aumento delle tariffe ha in un momento difficile economico come questo, 6 anni di continua recessione, è un impatto che ha avuto da un punto di vista del suo impatto sociale ed economico un rilievo a cui il Presidente del Consiglio, ma i ministri dell'intero governo, non potevano restare indifferenti. Sin da subito abbiamo attivato un colloquio, un tavolo di tecnico di lavoro con l'AISCAT, cioè l'Associazione delle concessionarie autostradali, cioè delle 24 società autostradali che hanno in concessione i tratti delle autostrade nel nostro Paese. L'obiettivo del lavoro è stato di due termini: individuare azioni di breve termine, di brevissimo termine, che potessero attenuare l'impatto dell'aumento delle tariffe su alcune categorie particolarmente che hanno ricevuto particolarmente disagi da questo aumento. Le due categorie sono evidenti: da una parte quella del settore dell'autotrasporto, perché è chiaro che il loro lavoro fa dell'utilizzo delle autostrade uno dei principali asset del lavoro, e dall'altra la categoria di quella che tutti noi definiamo pendolari, cioè di coloro che utilizzano le autostrade per recarsi al lavoro ogni giorno. Su questi due fronti si è concentrata l'azione del governo, e a cui oggi noi possiamo dare delle risposte.
La prima, sul fronte del settore degli autotrasporti, continuiamo il lavoro dei tavoli tecnici con le categorie dell'autotrasporto. Nella legge di stabilità è previsto un fondo messo a disposizione complessivo del mondo dell'autotrasporto. Per già una parte di questo fondo serve esattamente ad attenuare il costo e l'impatto dell'aumento delle tariffe autostradali. Stiamo lavorando con le tre categorie, in questi giorni il sottosegretario Girlanda, che ha la delega, proprio per individuare le modalità concrete perché questo impatto dell'aumento medio del 3,9% possa essere il minimo possibile. Dovevamo affrontare invece, perché è nuovo e nessuno era mai intervenuto sotto questo aspetto, come aiutare la categoria dei pendolari, che è molto semplice da definire. Non è innanzitutto una categoria sociologica, è fatta da tutti i cittadini che, entro un tratto di 50 chilometri, utilizzano da punto a punto sempre quel tratto di autostrada. Abbiamo individuato questa tipologia, abbiamo definito i 50 chilometri come l'elemento entro cui stare, abbiamo definito la frequenza. La frequenza è, se uno lo usa per lavoro, la frequenza massima dovrebbe essere 20 percorsi o 40 se sono tratte in andata o in ritorno. E abbiamo fatto la proposta all'associazione, alle concessionarie autostradali, utilizzando tra l'altro già una clausola che è prevista nelle convenzioni, di innovare per la prima volta una formula di agevolazione a barra abbonamento per queste categorie. La proposta che abbiamo fatto e che dico è stata accettata oggi, ne abbiamo parlato in Consiglio dei Ministri e quindi accettata anche dal Consiglio dei Ministri da parte dell'Associazione Italiana Società Autostrade, è quella che per questa categoria di pendolari dal mese di febbraio, per un periodo sperimentale fino al 31 dicembre 2015, quindi per un periodo sperimentale di 2 anni, venga applicata per la tratta massima, cioè per coloro che utilizzano per 20 volte al mese il punto a punto dei 50 chilometri, venga applicata una riduzione della tariffa del 20%. La riduzione sarà progressiva, nel senso che andrà progressivamente a diminuire 20, 19, 18, eccetera, fino al limite che abbiamo ritenuto essere quello che non identifica più la categoria dei pendolari, cioè quelli che usano in un mese quel tratto per 10 volte, barra 20 se diventa percorso o tratto, è chiaro, andata e ritorno. Quindi possiamo annunciare che dal mese di febbraio, attraverso un semplice utilizzo che è quello del Telepass, questo tipo di categorie riceverà in tutta la rete autostradale italiana questa agevolazione, che ci sembra una risposta molto importante, perché non attutisce solo il 3,9% di aumento medio, ma inizia a diversificare, ad avere attenzione, questo su spinta del nostro governo, per quelle categorie che sono diverse da altre che utilizzano le infrastrutture pubbliche nel nostro paese. I lavoratori, gli impiegati, gli studenti, quelli che sono obbligati o utilizzano il vantaggio che l'efficienza di un'infrastruttura può dare. La seconda decisione che è stata presa in accordo è che per 4 mesi si insedi un tavolo tecnico tra Ministero dell'Economia, Ministero delle Infrastrutture, la nuova autorità dei trasporti che abbiamo insediato e che mai c'era stata e che è diventata operativa dal 15 gennaio, e ovviamente l'Associazione Autostrade, perché non ci ritroviamo il 1 gennaio 2015 nella stessa situazione. E questo tavolo affronterà, e concludo, 4 temi che ci porteranno in un periodo preciso, cioè da qui fino al 1 giugno del 2014, a provare a rivedere complessivamente alcuni punti, che sono: il primo, la revisione degli eventuali investimenti previsti, se ancora necessari, se possono essere spalmati, perché l'effetto degli investimenti produce un effetto dell'aumento delle tariffe. Il secondo, l'eventuale spalmatura di questo effetto degli investimenti con sempre coerentemente con le regole europee, un allungamento della concessione. Il terzo, eventuale studio comune per vedere accorpamenti di tratte autostradali che possano migliorare non solo l'offerta ma attenuare l'impatto complessivo delle tariffe. Il quarto, che è quello anche più importante, intervenire su regimi, su modalità diverse di applicazione di questi principi, che sono regolati da 6 sistemi, da 6 principi regolatori, ma che sono stati fatti nel 2006
o nel 2007 e che oggi per 6 anni consecutivi hanno visto la diminuzione del traffico e non l'aumento del traffico. A me sembra, e spero di essere stato molto chiaro, che questa sia una cosa importante che dimostra che se si rispettano i patti ma contemporaneamente il governo indica una strada e delle priorità, si può dare e si possono ottenere dei risultati a vantaggio innanzitutto di quelli che noi vogliamo aiutare nel nostro Paese. Sì, aggiungo che il Consiglio dei Ministri ha ovviamente accolto con grande favore questa proposta del Ministro Lupi di arrivare a degli sconti e degli abbonamenti per la riduzione dei costi per coloro che da pendolari usano le autostrade e per gli autotrasportatori. Ci sembra questo un passo avanti molto importante, voglio ringraziare molto il Ministro delle Infrastrutture e il Ministero per il lavoro che hanno fatto in questa direzione. Darò la parola al Ministro Saccomanni. Io vorrei, grazie, vorrei dire essenzialmente qualcosa sul decreto che riguarda il rientro dei capitali detenuti all'estero e sul decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per quanto riguarda le privatizzazioni. Allora, per quanto riguarda il rientro dei capitali, è stato già detto, non si tratta di un condono né di un'amnistia, è un meccanismo di tipo innovativo che consente di ottenere la collaborazione volontaria di coloro che hanno dichiarato, hanno esportato capitali all'estero senza averli dichiarati, e la procedura di collaborazione volontaria sostanzialmente non prevede nessuno sconto sulle imposte dovute né altre forme, come dire, di condono in qualche modo, prevede soltanto per coloro che collaborano una riduzione delle sanzioni amministrative e una modifica della normativa per quanto riguarda le sanzioni di carattere penale. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, la regolarizzazione, la sanzione per la regolarizzazione è ridotta di un quarto, la sanzione si riduce fino alla metà se il contribuente trasferisce i capitali in Italia, in un altro paese dell'Unione Europea o in stati aderenti agli accordi che consentono uno scambio effettivo delle informazioni. Invece, per quanto riguarda la parte penale, non viene più perseguito per coloro che collaborano il reato per omessa o infedele dichiarazione dei redditi, invece per i comportamenti fraudolenti, cioè la frode fiscale, quindi fatture o dichiarazioni false o altri artifici attivi per, come dire, non pagare, la pena è ridotta fino alla metà. Quindi, diciamo, questo è un meccanismo dove chiaramente le convenienze relative a dichiarare o non dichiarare sono estremamente, estremamente diverse. Naturalmente, come ha detto il Presidente, vale un quadro internazionale estremamente innovativo e molto penalizzante per coloro che non partecipano a questo schema di dichiarazione automatica delle posizioni fiscali. Quindi questo è effettivamente un cambio epocale che, diciamo, poi potrà essere, come dire, mantenuto e replicato nel tempo. Per adesso si applica, diciamo, alle situazioni, diciamo, in essere fino al 31 dicembre 2013, c'è tempo fino al 30 settembre 2015 per presentare la domanda di regolarizzazione, quindi in questo arco di tempo ci si attende che, appunto, ci sia una forte pressione dal punto di vista, appunto, della convenienza a regolarizzare una situazione prima che scattino poi delle situazioni più difficili da gestire. I proventi di questi rientri di capitale è previsto nel decreto che vengano, siccome si tratta di proventi una tantum, dovranno essere utilizzati essenzialmente per coprire spese in conto capitale
e quindi diciamo per il rimborso di debiti della pubblica amministrazione in conto capitale, per allentamento del patto di stabilità, per investimenti di cofinanziamento di progetti europei e altre forme di questo genere. Quindi da questo punto di vista c'è una forte valenza anche di sostegno alla crescita e all'investimento, che è uno dei temi fondamentali della strategia di politica economica che il governo ha assunto fin dall'inizio e che poi è sancita nella legge di stabilità. Un altro punto che volevo dire è che diciamo, questa misura quindi rappresenta il pilastro italiano per la gestione di questo problema del rientro dei capitali. C'è la normativa internazionale europea e in sede OCSE e in sede anche G20, che rappresenta appunto uno standard internazionale di lotta all'evasione, all'erosione fiscale, allo spostamento, come dire, per motivi fiscali dei profitti nelle zone più convenienti. E quindi ecco, in questi due pilastri si colloca il negoziato in corso con le autorità svizzere. Ora, deve essere assolutamente chiaro, e l'ho detto anche oggi ai giornalisti a Davos, che gli accordi con le autorità svizzere non sono in nessun modo diciamo alternativi appaiati o paralleli rispetto alla normativa vigente italiana. Essi sono semmai di natura complementare e devono essere assolutamente chiaro che diciamo i principi di non anonimità, di non condono o altre forme si applicheranno comunque diciamo in qualunque contesto l'accordo con le autorità svizzere potrà essere contenuto. Quindi diciamo questo è il quadro in cui diciamo il lavoro è in corso e ci saranno incontri futuri oltre a quelli che abbiamo avuto oggi, però era importante chiarire che non abbiamo sul tappeto due percorsi alternativi di risanamento di questa posizione, ce n'è uno solo, cioè quello italiano, a cui potrà essere aggiunto un eventuale accordo con lo Svizzera per gestire la transizione al sistema poi definitivo di informazione, scambio automatico delle informazioni sulle posizioni fiscali. Per quanto riguarda le privatizzazioni, anche qui l'informativa sarà data, erano degli atti dovuti, la legge del 94 sulle modalità di dismissione delle partecipazioni dello Stato, e cioè prevede che ci fosse questo passaggio per iniziare l'individuazione degli intermediari che fungeranno da advisor e che determineranno le condizioni tecniche del processo. Ne è stato discusso nel Comitato delle Privatizzazioni presso il Ministero dell'Economia, ma il passo formale di apertura doveva essere questo. Ci saranno poi i pareri delle commissioni parlamentari, la cosa ritornerà al Consiglio dei Ministri. Sono appunto due, abbiamo deciso di aprire con queste due proposte di privatizzazione un programma di cui si è spesso parlato e che svolgerà una funzione importante nel processo di riduzione del debito pubblico, come ha detto il Presidente. Penso che ci sia così un interesse per avere un ordine di grandezza. Ripeto, si tratta di società che non sono quotate in borsa, la valutazione dell'importo in questione deve essere ancora fatta. Come ordine di grandezza si può dire che la valutazione che fu fatta delle poste in tempi recenti va tra i 10 e i 12 miliardi, quindi il 40% sono tra i 4 e i 4,8 miliardi. Per quanto riguarda l'ENAV, la valutazione è dell'ordine di circa 1,8-2 miliardi, quindi anche qui il 41%, il 49% che si vuole vendere vale circa un miliardo e qualche cosa. Quindi queste sono le prime cifre, c'è l'intenzione
di fare queste privatizzazioni utilizzando al meglio le condizioni di mercato, il controllo rimane nelle mani dello Stato, quindi dal punto di vista strategico non cambia nulla, però ci sarà un apporto di risorse di capitale privato che potrà, diciamo, aiutare a sviluppare nuove sinergie, nuove opportunità anche di mercato e, diciamo, posso dire che l'annuncio che è stato fatto di queste iniziative è stato accolto con grande interesse a Davos, non solo da parte di coloro che possono essere, come dire, interessati a questi processi come intermediari, ma anche da parte delle autorità internazionali, dei governi amici che vedono, diciamo, in questo processo un inizio concreto di quel processo di accrescere l'attrattività dell'economia italiana, la competitività e rendere appunto il paese più produttivo e più aperto alle innovazioni anche di tipo tecnologico e finanziario. Quindi da questo punto di vista è stato molto importante che queste decisioni fossero prese adesso, perché siamo all'inizio dell'anno e questo consente di guardare al mercato italiano anche nell'ottica del tema generale di destinazione Italia, insomma, come l'attuazione concreta di passi sul perseguimento di quegli obiettivi. Grazie, ci sono domande? Grazie.